Non si fermano, anzi, la protesta prosegue e mira a coinvolgere direttamente i cittadini. Così questa mattina gli agricoltori e gli allevatori del territorio ibleo si sono dati appuntamento in Piazza San Giovanni per far conoscere da vicino, attraverso la degustazione dei prodotti tipici, cosa rischiamo di perdere se manca l'agricoltura locale. La protesta proseguirà lunedì con un momento organizzato dalla Camera di Commercio alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle categorie produttive, tutti invitati per far emergere da vicino la necessità di una vera e propria squadra capace di presentare le proprie ragioni su tutti i tavoli dove le decisioni purtroppo sembrano ancora di là da venire. I motivi della nostra protesta sono che ormai è insostenibile il nostro lavoro, non sappiamo più se un domani possiamo tenere le nostre aziende aperte. Oggi stiamo cercando di sensibilizzare il cittadino in questa protesta, far degustare i nostri prodotti tipici e far capire che sui mercati è consigliato acquistare prodotti nostri, allorché acquistare prodotti esteri. La nostra protesta sta proprio qua. Abbiamo portato sia gli animali, sia il formaggio, per poter far capire proprio qual è il vero prodotto. Siamo qua anche per solidarietà verso i ragazzi perché si stanno impegnando in questa lotta per il loro futuro, perché i tempi sono molto difficili per l'agricoltura e speriamo che si riesca con la perseveranza che hanno loro a risolvere qualche problema. Noi allevatori ci alziamo un po' tutti verso le 4:30-5 per incominciare a mungere, a prendere il latte per poi continuare tutto il giorno fino alla sera alle 9, alle 8:30, alle 9, alle 10 ci sono. Aspettiamo risposte, cambiamenti, ma non si fa sentire nessuno, non arrivano, non ci danno solo false speranze, come si suol dire, ma siamo qua noi, non molliamo. L'MPA torna per rilanciarsi con una serie di appuntamenti itineranti che vedono in primo piano anche il territorio ibleo. Ieri sera la conferenza programmatica in cui il fondatore, l'onorevole Raffaele Lombardo, ha tracciato linee e progetti per la ripartenza dell'MPA nell'isola. Mi auguro, dire, che questo spirito autonomistico riprenda piede, forza e anche consenso elettorale. In questa provincia, peraltro, e in questa città, c'è un'esperienza particolarissima che è quella di un sindaco che, fuori da tutti i partiti tradizionali e nazionali, quindi autonomamente è stato eletto con un consenso straordinario. Io l'ho ringraziato, come anche il sindaco di Pozzallo a Matuna e il sindaco di Ispica Leontini, perché certamente hanno qualificato il confronto anche con delle proposte molto importanti che riguardano le infrastrutture, lo sviluppo turistico, l'agricoltura, che sono francamente risorse straordinarie per il territorio. L'MPA, con i suoi deputati, il suo assessore regionale, la sua classe dirigente politica, è disponibile a raccogliere ipotesi, proposte e a sostenerla nelle sedi istituzionali competenti. I punti programmatici dell'MPA del resto sono chiari. Mi concentrerei soprattutto su un tema importante di grande attualità. Se ne è parlato, l'eolico, il fotovoltaico che sottrae i terreni alla nostra cultura. Ecco, la risorsa energetica è fondamentale, ce la stiamo facendo rubare. Bisogna definire le aree inidonee a fare fotovoltaico e, come dire, soprattutto a definire quelle idonee, che possono essere, ce ne sono tante, quelle marginali, quelle non coltivate, le cave, le discariche da ricoprire. Quindi si utilizza terreno che non è adatto all'agricoltura, si fa fotovoltaico, si contribuisce, come dire, a questa energia pulita, green e non da risorsa da carbone e da petrolio, e al tempo stesso si lascia spazio di più per l'agricoltura tradizionale. Un momento per condividere, riflettere e crescere insieme nel nome della letteratura e della poesia. È Poesia in Busta, l'iniziativa che si è svolta ieri pomeriggio nella libreria Mondadori Bookstore di Paziale Bruno a Modica, organizzata dalle docenti dell'Istituto Comprensivo Poi Domani di Modica, Gaetana Lombardo, Giannina Polare e Catiuscia Pitino, per celebrare insieme la Giornata Internazionale della Donna, un momento all'insegna della cultura inserito nell'ambito dei tè letterari che coinvolgono studenti, famiglie, docenti e chiunque sia appassionato di letteratura e che hanno riscosso un grande successo negli incontri precedenti.
Sono venuta qui con mia figlia che ha scelto una poesia di Alda Merini, l'abbiamo scelta insieme, ancora mia figlia è in quinta elementare, quindi ha visto questa locandina e si è un po' appassionata e abbiamo deciso insieme di venire, e per noi oggi è il primo incontro, speriamo che poi sia il primo, anche perché la bimba l'abbiamo iscritta all'Istituto Falcone, quindi speriamo di poter partecipare ai futuri incontri che ci saranno. Allora, io ho portato due poesie, per me la letteratura, cioè a me piace molto la letteratura e sono sempre stata avvicinata anche grazie alla mia professoressa di italiano, la professoressa Polara, perché da sempre ho nutrito questo amore verso la letteratura e sono molto felice di questi incontri perché all'inizio abbiamo parlato semplicemente di letteratura e anche appunto di lettura, ma oggi ci siamo soffermati sul tema delle donne proprio perché oggi è la festa delle donne l'8 marzo e sono molto felice di essere qui. Allora, io ho portato appunto una poesia come tutti e oggi è proprio il momento per celebrare questo giorno e appunto noi ricorderemo questa giornata, però ovviamente la giornata delle donne non è soltanto oggi, ma le donne devono essere celebrate tutti i giorni, appunto con queste poesie, con la lettura, ma anche la letteratura, perché come abbiamo studiato molti poeti hanno appunto composto varie poesie per le donne. Appunto, le donne dovrebbero essere sempre valorizzate come fanno sempre i poeti e come abbiamo fatto anche noi oggi. La letteratura è importante per tutti, in particolar modo io amo molto la poesia perché penso che nella poesia ci si ritrova, si ritrovano i sentimenti e comunque fa vibrare quelle corde interne proprio dell'animo con cui una persona può esprimersi e non è soltanto qualcosa delegata agli addetti tra virgolette ai lavori, ma coinvolge un po' tutti, quindi queste iniziative che benvengano per grandi, piccini, genitori, qualsiasi tipo di poesia, qualsiasi poesia che possa dare un messaggio, soprattutto oggi che è la giornata delle donne e che non debba essere solo un momento di consumismo, ma che ci faccia riflettere veramente cosa vuol dire oggi essere donna. Pensiamo alle vittime dei femminicidi, pensiamo un po' che la cultura deve cambiare. Un fiume di persone che da Piazza Libertà è andato via Roma per arrivare in Piazza Matteotti, un corteo colorato, rumoroso, di anime e belle energie che ha risvegliato Ragusa in questo scorcio di fine inverno, la prima manifestazione provinciale per la giornata internazionale della donna, organizzata dalla rete 25 novembre, è stato un successo. In Piazza Matteotti le letture e gli interventi, inframmezzati dalle musiche del duo Strania, da parte di Adriana Tebaide per Adesso Basta, Laura Vernuccio per Ipso Facto, Maria Carmela D'Antiochia per La Casa delle Donne Scicli, Luciana Licitri e Andrea Ragusa per Arci Gay Ragusa ed ancora Maria Grazia Mezzasalme da China Collettiva Transfemminista. Andando indietro con la memoria, dicono le organizzatrici e gli organizzatori della manifestazione, mai prima d'ora a Ragusa era stata organizzata una manifestazione per la giornata internazionale della donna e non possiamo non essere soddisfatti del risultato ottenuto. Stiamo costruendo un patrimonio di donne affiancate dagli uomini di ogni età, di ogni estrazione sociale, che vogliono provare a scardinare un sistema ancora troppo radicato nel nostro paese e soprattutto a sud. La presenza di tante ragazze e ragazzi è la dimostrazione che c'è la consapevolezza di cambiare una cultura patriarcale e maschilista che permane nella nostra società. Prossimo appuntamento martedì 12 marzo con un'iniziativa sulla toponomastica femminile dal titolo Una strada tutta per sé. Non è una festa, questo è il claim chiaro e diretto dell'iniziativa organizzata ieri pomeriggio al Centro Studi Feliciano Rossitto in collaborazione con Zero Molestie Sinalp, Feder SPEV e seguita dalle nostre telecamere con la conduzione del direttore di rete di Canale 74 Massimiliano Casto e Alessandra Ruta. Dopo i saluti dell'onorevole Giorgio Chessari, presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto, e quelli del dottor Andrea Monteleone, segretario generale del Sinalp Sicilia, nonché del dottor Salvatore Criscione, presidente di Feder, la manifestazione molto partecipata ha visto il video messaggio di Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, con cui Sinalp ha recentemente siglato uno specifico protocollo d'intesa. Poi spazio all'esibizione di Marco Davola al pianoforte e di Carmelo Fede alla tromba, con l'esibizione danzante di Monica Cicero sul tema della giornata internazionale della donna, a seguire il recital messo in campo dal gruppo teatro del Centro Studi Feliciano Rossitto, un momento per condividere insieme una riflessione profonda tra arte e parole su una giornata che può e deve proseguire nel quotidiano. Thank you.
8 marzo il mondo del lavoro, la riflessione della segretaria provinciale CGIL Ragusa con delega alle politiche di genere Tiziana Celeberti. La CGIL di Ragusa ha deciso di scendere in piazza insieme ad altre realtà del territorio perché è importante farsi sentire soprattutto in giornate significative come questa dell'8 marzo, dichiara Celeberti. Ancor più quest'anno in cui è stato scelto come leitmotiv della manifestazione la lotta per il lavoro. È necessario ricordarsi ogni giorno delle donne che lavorano e lottare sempre affinché tutte raggiungano pari dignità e pari retribuzione rispetto agli uomini che svolgono lo stesso lavoro. Bisogna ancora lavorare tanto affinché ci sia un vero cambio di rotta nelle politiche del lavoro, a vera tutela delle lavoratrici che spesso sono impegnate, oltre che fuori, anche dentro le mura domestiche in cui svolgono senza alcuna retribuzione lavori di cura della casa e dei familiari. Bisogna fare attenzione vigilando nei posti di lavoro per svolgere prontamente azioni di contrasto alla violenza e al mobbing. Informare e formare, prosegue la sindacalista, le lavoratrici sui loro diritti dovrebbe essere un dovere per i datori di lavoro, così come lo è formare le lavoratrici e i lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Realizzare percorsi che aiutino nella crescita personale di consapevolezza dei meccanismi che sottendono alla violenza, ricordando che prima ancora della violenza fisica c'è la violenza psicologica a cui spesso le donne sono sottoposte. Ci sono dinamiche culturali legate al timore del giudizio altrui ancora ben salde nella cultura sociale del nostro paese, soprattutto nei piccoli centri e al sud. Anche per questo il lavoro come strumento di autodeterminazione e libertà è fondamentale, conclude la Celeberti. La stabilità occupazionale, l'indipendenza economica per poter affrontare l'uscita dalle dinamiche di sottomissione che possono sfociare nella violenza. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa, dottor Vincenzo Trombatore, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto una 35enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, in una via centrale di Vittoria, l'attenzione degli operatori di polizia che stavano effettuando un posto di controllo veniva attirata da un'autovettura con a bordo una donna che, alla vista della volante, invertiva bruscamente il senso di marcia, aumentando sensibilmente la velocità al fine di eludere un eventuale controllo. Pertanto il personale operante si metteva all'inseguimento dell'auto condotta dalla 35enne, che poco dopo veniva raggiunta e fermata. Il controllo dava esito positivo, in quanto all'interno dell'autovettura veniva rinvenuto un involucro in cellofan termosaldato contenente circa 100 grammi di cocaina in pietra purissima, che era occultato in uno dei vani portoggetto dell'auto. Nel proseguo i poliziotti hanno eseguito la perquisizione domiciliare presso l'abitazione della donna e hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, oltre a tutto il materiale necessario per il peso e il confezionamento sottovuoto della droga. La donna veniva tratta in arresto e condotta verso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.